Professor De Luca, mi rivolgo a lei per avere un'opinione che tenga conto quindi anche dell'orientamento delle istituzioni e soprattutto del fatto che ci sono delle richieste da parte dei cittadini. Quindi c'è comunque una pressione che arriva anche dal fronte del popolo, no? Giusto quello che dice, proprio poc'anzi sono rientrato da un incontro dove partecipava la Mogherini proprio sulla sensibilizzazione della comunicazione da parte dei cittadini e si poneva in evidenza il tema appunto della solidarietà quanto sia dirimente. Perché questo tema è un tema, abbiamo visto col tema dei migranti, col tema anche del ruolo degli scenari di guerra dell'Europa, le tematiche che riguardano il caso della Grecia e quant'altro. Questo problema che riguarda il cuore sociale dell'Europa, quindi il tema della solidarietà, allontana l'Europa dai cittadini e questo alimenta una certa sorta di populismo e per far percepire appunto l'Europa come il tema appunto delle elite, dei burocrati, rispetto appunto alle esigenze dei cittadini. Quindi le elite e i E la cosa burocrati, il più. secondo lei, che risposte daranno per mantenere la poltrona? A mio parere tutto qui si gioca sul fatto se cercheranno innanzitutto di aprire sui temi della flessibilità e quindi dare la possibilità ai paesi, quelli che hanno una velocità più ridotta, in qualche modo di investire nelle infrastrutture, nel cercare di avere in qualche modo, per quanto riguarda l'Italia, un sostegno maggiore per quanto riguarda il problema dei migranti, il tema della Libia. Quindi i burocrati devono in qualche modo metterci il cuore e l'anima sui problemi sociali, perché l'Europa della finanza, l'Europa dell'euro, del mercato unico è durata fino a un certo tempo. Ora però i temi che vengono all'orizzonte è quello che diceva Papa Francesco, è il cuore dei valori, cioè i valori monetari, fino a qualche tempo fa il debito pubblico erano le tematiche che in qualche modo alimentavano questo rapporto infelice con l'elite. Ora il tema dei migranti, la contano i numeri, la contabilità umana e quindi questo problema sociale in cui l'Europa fallisce è proprio questo, il tema della solidarietà tra stati, perché che Europa c'è se a un certo punto la Germania predomina e qual è il tema se si costruiscono i muri di fronte A al quel problema punto dei oggi migranti? del Quindi il tema. dibattito è se l'Eurancia si vota il 23 aprile, poi ci sarà il secondo turno il 7 maggio. Quindi sul voto francese c'è la possibilità di costruire un altro tipo di Europa? Era questa la mia domanda dal punto di vista geopolitico, De Luca. A mio parere, secondo me, bisognerebbe in qualche modo rivedere quell'iniziale proposta di Sarkozy che riguardava di ricompattare l'area del Mediterraneo. Se riusciamo in qualche modo a ricompattare o riprendere quest'idea dove i paesi comunque ad una seconda velocità possono in qualche modo avere un ruolo maggiore, dove appunto i popoli che sono stati fino ad ora bisfrattati e considerati merce semplicemente solo a livello di scambi commerciali o di libertà economiche, ma non hanno in realtà in concreto la possibilità di esercitare queste libertà. Quindi solo ripartendo da un'Europa dei popoli e ripartendo dal Mediterraneo come un'idea, un progetto appunto che riguardi anche quell'area come voglio dire, relativa insomma, alle Pen, agli olandesi, quindi cercare di ribilanciare un certo tipo di populismo positivo con una invece cinica competizione in qualche modo portata avanti da certi interessi che sono dietro le elite burocratiche, quindi ripensarla in questa chiave, quindi non un populismo estremo, non un mercatismo estremo, ma cercare di riportare al centro la sovranità dei popoli, ma in una chiave appunto condivisa, ripartendo dal Mediterraneo. Allora.